Red Bull Radio Fea Team, ce ne parla Marco Levanti. Buonasera a tutti, appunto raccontiamo il match tra Red Bull e Radio Fea Team. Pesanti assenze da ambo i lati. Nei Red Bull assente il fantasista Simonetti, sicuramente uno dei migliori di questa Serie C. Nei Radio Fea Team assente il portiere, però viene rimpiazzato da Di Fazio, l'articolo 11 concesso il super portiere Marcos Di Fazio, appunto. Inizia la partita, è una partita sostanzialmente equilibrata nelle prime fasi. I Radio Fea Team sembrano però essere quest'oggi più in palla, attaccano con una fitta trama di passaggi, ma non riescono a trovare il gol, neanche clamorose azioni da gol. E Cuccia chiude ogni tiro da lontano, dalla distanza. Per il Red Bull invece quest'oggi l'assenza di Simonetti è davvero molto pesante, non si vede il solito gioco spumeggiante della squadra nera. L'attacco composto da Mazzeo e Morello non riesce a scalfire la porta difesa ottimamente da Di Fazio, un muro per ogni occasione appunto dei Red Bull. Però arriva a sorpresa l'1-0 il vantaggio per il Red Bull, su una innocua rimessa laterale appunto non tocca la palla a nessuno, anzi tocca la palla a qualcuno perché appunto l'arbitro concede il gol dell'1-0 per il Red Bull. 1-0 di Red Bull a sorpresa, Radio Fea Team si butta in attacco, clamorosa la traversa di Mattaliano con un tiro potentissimo dalla distanza. Però finisce qui il primo tempo, appunto 1-0 per il Red Bull che con il minimo sforzo hanno concluso questa prima frazione in vantaggio. Nella ripresa il Radio Fea Team si butta in avanti e concludono, iniziano appunto questa ripresa come avevano concluso il primo tempo. Traversa di Cagnotto e palo di Mattaliano in avvio, un assedio e una porta di Cuccia che sembra stregata. Ancora palo per Di Cristina, il quarto legno colpito dai Radio Fea Team che assediano appunto la porta difesa da Cuccia, con il Red Bull quest'oggi un po' impalpabili ma che riescono a mantenere il vantaggio con la corposa difesa dei vari Tomasino, Mirto e anche Mazzeo che aiuta i compagni in difesa. Però arriva l'1-1 con un gran tiro di Caminiti, l'unica soluzione, esce il gol dal cilindro, il gioiellino Caminiti, il giovanissimo gioiellino che oggi doveva avere la sua sfida tra giovani, Caminiti, appunto Simonetti, ma questa sfida che appunto è mancata, e quindi Caminiti un gran tiro che pareggia i conti. Il Red Bull subito il pareggio si scompongono un po' in difesa, anche perché a loro serve la vittoria, è un match tra la terza e la quinta forza del campionato, il Red Bull vogliono vincere per dare una dimostrazione di forza, però si scompongono, e quindi arriva anche il 2-1 con un autogol in mischia, un'azione sfortunata questa per il Red Bull. Arriva subito dopo anche il 3-1 con Di Cristina, un gran gol, un gol meritato appunto per Di Cristina, oggi uno dei migliori, era stato sfortunato con il palo clamoroso che aveva preso in precedenza, e quindi il 3-1, il suo gol è meritato. I Red Bull sono irriconoscibili rispetto alle altre occasioni, come abbiamo già detto, e quindi arriva nel finale allo scadere anche il 4-1, quando i Red Bull si erano buttati un po' in avanti alla ricerca di un gol che riaprisse le speranze, ma che non hanno riaperto appunto la partita. Arriva il 4-1 anche di Lima, oggi una partita difensiva e di sacrificio per lui che non può esserci sempre perché sta fuori, ottimo Lima anche che ha aiutato appunto la sua squadra. E insomma, non c'è niente da dire, il Red Bull comunque, nonostante questa sconfitta, si mantengono al terzo posto, forse perdono una posizione che comunque non fa più di tanto, si mantengono in zona playoff. I Radio Fea Team rafforzano la zona playoff, si portano in quarta posizione o in quinta, comunque due squadre vicine che potremmo rivedere lo scontro ai playoff sicuramente, ma stavolta forse tornerà Simonetti e forse la partita cambierà, staremo a vedere. Sarà sicuramente così, Marco, grazie del tuo contributo, alla prossima. Ciao a tutti.